Ebbene, io sono Pietro Romano, proprio quello della profezia di San Malachia. Lo sono perché PTR sono le iniziali che cominciano per consonante dei miei nomi. E il mio primo nome è Romano, per cui Pitr o Romano sono io. Ma lo sono per quanto io ho visto che è legato alla mia vita e specialmente per quanto è legato al mio vero padre, che in relazione alla mia vita reale è stato il mio vero padre, Luigi Amodeo. Messo in rapporto con Papa Wojtyła, c'è stata una cosa eccezionale nella vita di mio padre. Il giorno in cui il Papa Wojtyła ha fatto il suo ingresso ufficiale a Milano nel 1983, mio padre si è paralizzato, ha avuto 14 giorni di paralisi piena come la sua via crucis personale e il 14esimo giorno è salito al cielo. Di conseguenza, io ho visto ciò in relazione al Padre in me. Il Padre in me salirà in cielo 14 giorni dopo il legame fissato dalla Chiesa Cattolica in relazione a Papa Giovanni Paolo II, che è consistito nella sua beatificazione. Quando saranno trascorsi 14 giorni dalla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, avverrà la salita in cielo del Padre che è in me, perché io l'ho visto in relazione a mio padre e perché quell'anno 83 nel quale mio padre è salito in cielo fu decretato da Papa Giovanni Paolo II come l'anno speciale, particolare dello Spirito Santo, mentre invece l'anno in cui è morta mia madre è stato addirittura l'anno santo speciale dedicato alla Madonna, Giubileo del 2000. Quindi esistono tutte le condizioni per cui il legame tra il Papa e mio papà, un legame che per anni mi ha fatto quasi incolpare Dio, dicendogli: ma com'è che arriva il Papa, io desidero fare festa e papà si avvia per il cielo? Perché una sorta di simile ingiustizia? Non è affatto una ingiustizia, se rappresenta che, arrivato in cielo il Papa come beato, 14 giorni dopo, tutto ciò si ritraduce al vero padre mio, che finalmente è riconosciuto come il Pietro Romano che doveva accadere.